questa legge non è positivo. Noi è molto semplice. Voi sapete, tutto nasce, diciamo, sull'onda della campagna, per cui sai, in questo paese, no, una volta è colpa delle province, una volta è colpa del Senato, diciamo, quindi si costruiscono, diciamo, una serie di campagne che spesso non hanno poi, diciamo, dei fondamenti reali, ma insomma tutta questa confusione è stata generata dal famoso decreto Monti, che interveniva tra l'altro su enti come la provincia, che sono di rango costituzionale, con un decreto, ma insomma, meno male che erano professori. E poi c'è stata la sentenza della Corte Costituzionale, che ovviamente vi ha detto, guardate, non è possibile, diciamo, intervenire con decreto. Solo adesso si sta discutendo del disegno di legge costituzionale, quindi vedremo, perché non è neanche iniziata la discussione, quello che prevede la petizione delle province. Però è evidente che il disegno di legge del Rio è stato, a nostro avviso, un'operazione, anche questa, un po' di propaganda, diciamo così, per tentare di dire che erano state abrogate le province. In realtà la prima cosa che fa è quella di abrogare le elezioni dei consigli provinciali, poi di fatto anche delle città metropolitane, perché poi lo statuto non preveda l'elezione diretta del presidente del sindaco della città metropolitana. Noi siamo un po' preoccupati, perché abbiamo tentato di limitare i danni, noi abbiamo presentato, come altre forze, anche una serie di emendamenti per tentare, diciamo, di mettere un po' ordine in questa confusione istituzionale, una confusione anche di competenze e di funzioni. Qualcosa è andato bene nel caso degli uffici scolastici, perché il governo questo, diciamo, è andato sotto, quindi è riuscito a passare l'emendamento sul, diciamo, sulle funzioni che riguardano le competenze ambientali. È stata aggiunta una parte specifica della tutela, questo in qualche modo anche per cercare di capire sulla polizia provinciale che cosa per mantenere, diciamo, almeno questa funzione, poi capire quale può essere l'assetto futuro. Però io credo, insomma, che non dobbiamo, in realtà bisogna fare ancora un lavoro molto grande, perché queste dovevano essere forse delle norme transitorie, ma invece sono diventate, diciamo, un riordino. E il riordino non è un riordino che ha, a nostro avviso, chiarito tutte quante le funzioni, le competenze, come sarà. E quindi lo considero ancora come si segue di legge in qualche modo provvisorio, perché io penso che poi bisognerà, diciamo, sarà necessario, perché credo che ci sarà qualche difficoltà per funzionare le cose, si creerà, mi avviso, insomma, ancora delle situazioni non ben chiare dal punto di vista proprio delle competenze. Si sono aggiunti enti, perché è inutile che con il fatto di avere le province c'è l'ente di Alevasta, ci sono città metropolitane, ci sono le riunioni dei comuni, quindi insomma, diciamo, di fatto non è che si è andata a un quadro di semplificazione. E anche sotto il meglio di me, non è così, cioè non è questo disegno di legge porterà a dei risparmi, anzi probabilmente i costi, a mio avviso, cresceranno. Quindi non è finita qui, noi va bene, oggi ci scambiamo l'idea, ma la cosa importante è continuare a seguire, perché io credo che probabilmente nei vari passaggi bisognerà, forse, diciamo, io penso che bisognerà tornarci sopra e fare degli aggiustamenti, perché tutta la parte del personale io credo che richieda, ad esempio, una serie, diciamo, di ulteriori approfondimenti, perché non è, diciamo, quella è il ridisegno, e poi però, insomma, credo che sia assolutamente necessario capire esattamente come si potrà andare avanti, come saranno spostate le persone. Qui la città metropolitana di Roma ha uno statuto, diciamo, diverso, quindi da questo punto di vista magari forse è più semplice.
le altre città metropolitane, gli ambienti di area vasta non è esattamente la stessa cosa, quindi sarà molto più complesso. Sappiamo tutti quanti che alcune funzioni, come era evidente a tutti, non potevano essere date ai comuni perché territorio troppo piccolo, competenze ristrette, né alla regione che è troppo lontana, quindi è evidente che l'istituzione provincia nasce certamente con un'idea di Stato diversa, ma sempre diciamo, questa funzione di ente intermedio, e tanto è che in qualche modo poi diciamo, non le vogliono abrogare le province, ma vengono istituite le città metropolitane e l'ente di area vasta, perché ovviamente un ente intermedio per svolgere alcune funzioni ci deve essere. Quindi ci teniamo in contatto, perché credo che dovremo ancora continuare a fare un lavoro assolutamente importante, perché quando si toccano assenti non è semplice e soprattutto non si possono toccare le superficialità, e siccome io ne ho vista molte superficialità, allora dobbiamo cercare insomma il più possibile di fare un lavoro in questo momento è stato per cercare di limitare i dati, e poi speriamo di riuscire a farlo per cercare di dare un assetto che sia il migliore possibile per i cittadini e per coloro che hanno in questi anni accumulato professionalità che rischiano di essere, e questo è il pericolo più grande, poi di essere completamente disperse. Grazie. Grazie. Possono essere qui per motivi personali, la senatrice Berkes per appunto una provoca di impegno che è stato profuso in questi mesi per questo intervento così vicino a noi, perché è molto importante che le istituzioni, questo forse è il panorama delle istituzioni provinciali, è uno dei pochi esempi di contatto diretto tra i dipendenti e le istituzioni. In questo mese il nostro movimento, ovviamente nel rispetto dei ruoli, quindi noi siamo molto